nel cucinare degli autobus. È molto difficile e da questo dipenderà o meno se resterete nel programma. Questa sfida dura solo 3 ore e inizia da adesso. Buona fortuna! Tempo è scaduto, portate qui i vostri piatti. Vieni Luca. Questo autobus ha un gusto molto buono. Ti è venuto veramente bene. Sì, hai ragione. Ha un retrogusto di mandorle tostate. Anche la piattaforma dove è appoggiato è molto buona. Sa gnocchi tostata. Sì, sì. E il dolce? Assaggiamo. Buono. Sì. Ha un retrogusto di mandorle, più buono. Sì, hai ragione. Tu meriti il Gramigliole Blu. Accidenti. E c'è mezzogiorno? Sì, meno male che l'autobus è arrivato in fretta. Meno male. Quanta gente. Hai ragione, guarda quanta gente. E che ressa. Ma guarda quei tipi, che grappe, che collo, 75 cm almeno. Il cordone, mai visto un cordone così, è bestiale. Caspita, un cordone intorno al capello, un cordone, roba da matti ti dico. E guarda come lo baccaglia. Bello. Sì, il tipo cordonato contro il vicino, chissà cosa non gli dice. Che gli aveva pestato i piedi. Qui finisce Cazzotti. Sicuro. Assisti, forza, dai. Mena! Spacca il naso. Dai, di sinistro. Ma cacchio, no. Ma si sgonfia. Ma che perdita di tempo. Arrivate alla nostra fermata, andiamocene. Meno male. Aia, la schiena. Aia, la schiena. Aia, la schiena. La schiena. Aia, la schiena. Tesoro, oggi ho visto una cosa fantastica. Le hai prese le pastiglie oggi? Non le ho prese le pastiglie, comunque ho visto una cosa fantastica. C'era un signore sul pullman. Sei andato in pullman? Ti sei seduto? No, non mi sono seduto, comunque tu ti devi sono andato a Torino. Ha mal di testa, mamma. Sono andato a Torino con i miei amici, in pullman. No, a proposito di Torino, io devo mandarti a prendere dei cavi per i nostri nipotini, che tra poco si avvicina il Natale, io non so cosa fare, poi hanno scritto la non stavi facendo questo? Sì, però questo è per i nostri nipotini. Comunque ti dicevo, ho visto una cosa fantastica. Un signore pestava sempre le scarpe a un altro signore, no? Quello dietro. Le scarpe. Forse prenderti. No, non mi devi prendere le scarpe. Comunque. Non ho bisogno, perché magari. Non ne ho bisogno delle scarpe, fammi finire. Ho visto una cosa fantastica. C'era questo signore che prestava sempre le scarpe all'altro signore. Cosa faceva questa sera da mangiare? Il pollo, va bene. Allora, c'era questo signore che prestava sempre le scarpe all'altro signore. E hanno cominciato a litigare. Poi però quello a cui venivano sempre pestate le scarpe. Ah, mi sono bloccato. Sei bloccato, bravo, la schiena. Sblocca. No, non ti sblocco perché devi prendere quelle maledette pastiglie che ti ha dato Ma comunque, devo raccontare. Allora, c'era questo signore, hanno litigato e alla fine si è seduto, ok? Sì, si è seduto. Come non ho fatto mai. No, voglio sentirmi giovane per una volta, come ero quando ero in guerra. Sì, io in guerra ero il miglior soldato. Sì, tu. Va bene, non importa. Allora, comunque, c'era poi... Ho visto una soldato. Sì, comunque, 2 ore dopo, pensa, non so, cose così, è fantastico. 2 ore dopo ho visto lo stesso signore, che a cui venivano pestate le scarpe, a Porta Susa. Susa, sì, come il paese. Comunque, questo signore aveva un amico appresso dietro, come me, io avevo i miei amici dietro. I miei amici sono fantastici. Comunque... c'era questo amico che diceva di abbottonarsi il bottone, perché qua c'era sbottonato, sai, giovani donne. Hai bisogno di un bottone? No, non ho bisogno di un bottone, comunque diceva... Se vuoi ti cuccio. No, non mi serve. Comunque, la schiena, non mi serve. Comunque c'era questo signore che diceva di abbottonarsi il bottone. Non importa, guardati Beautiful. Prenditi le pastiglie. Sì, vado a prendermi le pastiglie. In questa sala potete ammirare una statua. Questa statua rappresenta un uomo che guarda il suo orologio. Che orologio? Era un orologio molto bello perché lui era un uomo importante, un avvocato. Avvocato? Avvocato come frutto? L'ho mangiato ieri l'avvocato. Avvocato con 2 B. Hai studiato a scuola ieri. No, ieri l'ho mangiato. Sì. Ok. Comunque, questo uomo sta guardando l'orologio. E in più... Ma dove sono? Io non la guardo! Sono in ritardo! Wow, sei arrivato come
guardando l'orologio perché sta aspettando il pullman. Dietro di lui lo scultore aveva visto che c'era un uomo che continuava a stuzzicarlo, no? Stuzzicato come gli stuzzichini che metti in bocca? No, gli continuava a pestare i piedi. Stuzzicare? Dai fastidio! Basta, non ce la faccio più io, ora cambio mestiere! Wow! Ciao! Ah, come guardare animati, combatti? No. Ok, faccio l'avvocato. Stavo andando a mangiare e ti monto su quel bidone della S. Mi piace, non sballo. Guarda, c'è sta uno che sembra un cacciavite, guarda, talmente alto. Oh, ma che vuoi, aburino? Guarda, lasciami stare, vatti a sedere, va. Te spiego. Ma che vuoi? Ma chi spingi, io o lui? Ho fatto a mangiare sapone, va. Vedi un po', due ore dopo che si arrivede, il cottone, il burino. È il deficiente del Colosseo. Ma che vuole, tutto il ronco? Oh, ma che vuoi, ha coatto. Avete qualche problema? No!